Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura un'ampia pagina dedicata alle elezioni comunali. Partiamo da Chieti, di Stefano contro Ferrara. Nel ballottaggio per scegliere il nuovo sindaco del capoluogo teatino sarà una sfida classica fra centrodestra e centrosinistra. Il vantaggio considerevole del candidato leghista però potrebbe non chiudere definitivamente la partita del secondo turno, saranno infatti decisive eventuali alleanze. Sentiamo tutto nel servizio. La corazzata di Fabrizio Di Stefano non è riuscita a sfondare il muro del 50%, soglia che serve ad evitare il secondo turno nei comuni sopra i 15.000 abitanti. Anzi, si è fermata molto prima e molto sotto le aspettative della vigilia e del peggiore dei sondaggi. Vero è che il margine che separa il 38,81% del centrodestra dal 21,5% del centrosinistra, guidato da Pietro Diego Ferrara, all'apparenza sembrerebbe più che rassicurante, ma la partita è tutt'altro che chiusa. A Chieti, infatti, la frattura nel centrodestra sembra difficile da rimarginare. Troppi discrezi, troppe le divergenze tra il gruppo guidato dall'assessore regionale Mauro Febbo, promotore della candidatura di Bruno Diorio ad un soffio dal ballottaggio, e quello dei partiti ufficiali di centrodestra, che portano con loro buona parte degli amministratori uscenti legati a Di Primio. Dunque, il messaggio subliminale lanciato ieri da Di Stefano, che ha evocato l'anima di centrodestra della città, quasi come un amuleto per il secondo turno, potrebbe cadere nel vuoto, lasciando in fuga solitaria il candidato leghista. Dovrò confrontare con tutti i miei alleati. È altrettanto evidente che quando dico parleremo alla città, voglio dire che non ci siederemo per trovare accordi di ballottaggio, ma cercheremo di trovare una sintesi nella città, con la città e con gli elettori. Dal canto suo Ferrara potrebbe approfittarne, anche perché galvanizzato da un risultato quasi sperato ad inizio campagna elettorale. I toni pacati hanno pagato, riuscendo anche a mascherare le divisioni che pure ci sono state, se si pensa ai renziani che sono fuoriusciti dalla coalizione rossa per appoggiare il progetto civico di Diorio. Una percentuale, quella di Chieti Viva, tutt'altro che marginale, con il suo 4,85%, e che potrebbe tornare nell'alveo di sinistra nel caso in cui non ci fossero apparentamenti ufficiali. In più Ferrara potrà contare sull'appoggio degli alleati di governo 5 Stelle, che si sono fermati oltre il 6% e che erano già pronti all'accordo prima del voto. C'è la difficoltà nel parlare con il candidato e collega Diorio è proprio insita in questo. Con chi parliamo? La mia coalizione con chi parla? Parla con Diorio? Parla con Ricci e con Marzoli, parla con Mauro Febbo, questa è la difficoltà. Con De Cesare il discorso è aperto da tempo, c'è un, come devo dire, una specie di trasporto anche affettivo ed emotivo. Ed allora il vero ago della bilancia potrebbe essere proprio rappresentato dal polo civico capeggiato da Paolo De Cesare, forte di un buon risultato in questo primo turno, 12,61%. C'è però da dire che qui convivono anime che si muovono trasversalmente agli schieramenti e quindi nulla è scontato. La strategia, ha annunciato De Cesare, sarà comunque condivisa con tutti i componenti la coalizione. Possiamo anche far tesoro di questa bellissima esperienza e soprattutto dell'ottimo consenso che abbiamo ricevuto, rappresentare e tutelare i cittadini di Chieti insieme al Consiglio Comunale per quella che sarà la rappresentanza che ci verrà attribuita in base ai voti ottenuti e quindi poi valuteremo, faremo magari una sana opposizione costruttiva oppure faremo parte di una maggioranza che ci vedrà convergenti sui programmi. Adesso insomma è tutto da vedere. Passando all'analisi del voto ai candidati, Di Stefano, al contrario di Ferrara, è stato penalizzato dal voto disgiunto, ben 7 punti in meno rispetto alle sue liste, mentre Ferrara ha messo a segno un più 5 rispetto alla sua coalizione. Dati che ridurrebbero il gap tra i due sfidanti in maniera considerevole e che potrebbero pesare nell'ottica secondo turno. A buon ragione quindi si può immaginare una ripartenza dallo 0 a 0, sostanziale parità che potrebbe essere mossa da alleanze ufficiali e non. In queste ore, infatti, i cellulari sono roventi perché la caccia al voto è già ripartita. E adesso ci spostiamo ad Avezzano, dove sarà sfida al ballottaggio fra Gianni Di Pangrazio, che si è attestato
al 32,74% e il candidato del centrodestra Tiziano Genovesi che l'ha spuntata sul filo di lana su Mario Babbo per soli 300 voti. Sentiamo il servizio di Jacopo Forcella. Ad Avezzano sarà sfida all'ultimo voto tra Gianni Di Pangrazio e Tiziano Genovesi. Ballottaggio doveva essere, soprattutto con sei candidati sindaco, e ballottaggio sarà. Tra l'ex primo cittadino marsicano, che si attesta al 32,74%, rimanendo però al di sotto del totale delle liste 8 che lo sostenevano, che arrivano al 36,57%. Il referendum ha dato una dimostrazione di lontananza dei partiti, ma soprattutto dei cittadini dai partiti, e poi il voto alla regionale ha dimostrato che non esiste più centrodestra, centrosinistra, esistono delle persone, dei candidati riconoscibili, capaci, che possono portare avanti un'amministrazione. Questa è una lezione che va data ai partiti. I partiti dovranno ripartire proprio dai territori e sapere, capire che finalmente devono essere rappresentanti del popolo e non dipendenti degli stessi partiti. Di Pangrazio se la vedrà con il candidato sindaco del centrodestra Tiziano Genovesi, che dopo aver digerito la scissione di Forza Italia nel tardo pomeriggio è stato protagonista di un vero e proprio testa a testa con Mario Babbo, candidato sindaco del Partito Democratico, e delle altre 5 liste, tra cui Italia Viva, che si ferma a meno 300 voti. Da un Genovesi che può consolarsi per essere entrato nella sfida del secondo turno e del fatto che la Lega si conferma primo partito ad Avezzano con il 12,24%. Ci saranno dei dati da dover analizzare, come partito ci metteremo seduti, sicuramente il nostro segretario regionale convocherà qualche riunione nelle prossime ore e poi da lì andremo ad analizzare quelli che sono i dati, quindi è realmente prematuro fare un'analisi, quindi io mi astengo da dover fare delle analisi di carattere politico. Ha avuto già modo, a proposito di segretario regionale, di ascoltare, di sentire per telefono D'Eramo? Sì, siamo in contatto, sta seguendo la situazione di Avezzano, siamo in contatto telefonico molto stretto, lui è in Puglia per evidentemente impegni politici in Puglia e quindi però sta seguendo in diretta insieme a noi lo spoglio qui ad Avezzano. A pesare nel voto avezzanese però il 16,49% della candidata di Forza Italia Anna Maria Taccone, che raccoglie una percentuale superiore alle proprie liste, ma che come Babbo potrebbe essere determinante tra 15 giorni, quando rimarranno solamente i due sfidanti a contendersi una poltrona, quella di primo cittadino del maggiore centro della Marsica, dopo un anno di gestione commissariale. Un commissariamento lungo, ma credo basato sulla efficienza e sulla presenza di governo. In questo senso la città non ha dovuto soffrire la carenza del governo e molte decisioni anche sono state prese e direi largamente condivise. Si è operato, come avete visto, anche in questa circostanza con la massima apertura al dialogo. E questo è il messaggio, credo, e l'azione che lasciamo alla nuova amministrazione. Ripeto, spero con il gradimento, sono sicuro, il gradimento della maggior parte. Staccatissimi gli altri due contendenti, Antonio Del Boccio di Io per Avezzano e Civiltà Italiana, che si ferma poco oltre il 6%, chiude la contesa Nicola Stornelli di Avezzano Bene Comune con l'1,28%. Ma è ovvio che la lunga rincorsa al secondo turno sia già partita. Babbo e Taccone, ognuno per i rispettivi schieramenti, potrebbero risultare aghi di una bilancia per decidere chi succederà a Gabriele De Angelis sulla poltrona di primo cittadino. Adesso ci spostiamo nel Teramano, andiamo a fare il punto sulle elezioni comunali che hanno portato ad una riconferma dei sindaci uscenti a Castelli con Rinaldo Seca e a Castel Castagna con Rosanna De Antonis. Si cambia invece a Isola del Gran Sasso, dove vince il civico Andrea Ianni, e soprattutto a Montorio al Vomano, la sfida più attesa nel Teramano, dove si afferma l'esponente di Forza Italia, Fabio Altitonante. Sentiamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. Nel Teramano si è votato per il rinnovo dei consigli comunali e dei sindaci in 5 comuni: Bisenti, Castelli, Isola del Gran Sasso, Castel Castagna e Montorio al Vomano. Vediamo com'è andata. A Bisenti non è stato raggiunto il quorum, ha votato solo il 39,4% degli aventi diritto. Delusione per l'unico candidato sindaco in corsa, Marcello De Antonis. Il comune sarà guidato da un commissario fino alla prossima tornata elettorale prevista per la primavera 2021. A Castelli riconfermato
sindaco Rinaldo Seca, centrosinistra, con grande distacco sullo sfidante Cristian Francia. Anche a Castelcastagna, plebiscito per il sindaco uscente di centrodestra, Rosanna De Antonis. Ma ecco le vere novità. Ad Isola del Gran Sasso vince Andrea Ianni, ingegnere nei laboratori di fisica nucleare del Gran Sasso, che sorpassa con una coalizione civica e di sinistra i due sfidanti, Massimo Di Giancamillo, esponente di Lega e Fratelli d'Italia, e Fiore Di Giacinto, sostenuto da Forza Italia. E poi c'è Montorio Alvomano, il più grande e popoloso tra i 5 comuni teramani al voto. Il nuovo sindaco è Fabio Altitonante, noto esponente di Forza Italia in Lombardia, di origini montoriesi, sostenuto anche dalla Lega, che vince a mani basse sugli altri due candidati, entrambi di centrosinistra, Alessandro Di Giambattista e Eleonora Magno. Una vittoria annunciata, quella di Altitonante, che ha superato agilmente una sinistra lacerata e divisa in due liste. Il PD teramano, infatti, non riuscendo a fare sintesi sul proprio candidato sindaco a Montorio, ha di fatto facilitato la vittoria del centrodestra. Per il Partito Democratico di Teramo si apre ora una fase di riflessione e di mea culpa. Altitonante ha festeggiato la vittoria nella piazza principale di Montorio su un palco inondato da luci blu, ha promesso cambiamento e rinnovamento. E tra le prime cose una guerra contro la gestione della Ruzzoreti, una partecipata pubblica, secondo il nuovo sindaco, che viene utilizzata per fare campagne elettorali e favorire amici degli amici. Il comune di Montorio, annuncia Altitonante, non parteciperà più alle assemblee della società acquedottistica teramana. Perché in questo modo i sogni dei nostri ragazzi vengono spazzati via. E se ci sono delle possibilità all'interno delle società pubbliche, ci devono essere possibilità per tutti e non l'amico dell'amico. E credo che questo sia una responsabilità che anche i genitori sentano. Non è che uno è più sveglio perché è l'amico. Se c'è una possibilità deve essere data a tutti. Facciamo i quiz, facessero l'algoritmo la mattina, estraggono, ma deve essere dato a tutti. Non le furbate con le società interinali. Questo no. E questo sarà un criterio. E visto che Montorio è uno dei soci del Ruzzo, se questi criteri non ci saranno, noi non parteciperemo più a nessuna assemblea. E adesso ci occupiamo dei commenti al voto e andiamo nel campo del centrosinistra, perché è impietoso il giudizio del sindaco di Francavilla al Mare, Antonio Luciani, sulle elezioni e soprattutto su quello che riguarda il Partito Democratico. Luciani, che dovette fare un passo indietro in favore di Michele Fina, l'attuale segretario regionale del partito, quando quest'ultimo fu appunto nominato, ora si leva qualche sassolino dalla scarpa e dice: Fina deve dimettersi e il PD deve essere commissariato. È arrivata anche la risposta del segretario del Partito Democratico, che ha invitato Luciani ed un confronto in diretta Facebook, però solo dopo il ballottaggio, al fine di concentrarsi, ha detto Fina, sugli ultimi giorni di campagna elettorale. Fina, che chiaramente ha un giudizio diverso da quello di Luciani, che ascoltiamo nel servizio di Giuseppe Dintino. Antonio Luciani, sindaco di Francavilla, questa tornata elettorale a livello nazionale non è andata così male per il suo partito, il Partito Democratico, che comunque è riuscito a mantenere 3 regioni. In Abruzzo le cose non sono andate così bene, eccezione forse a Chieti, dove Diego Ferrara è riuscito ad arrivare per un soffio al ballottaggio, però il PD prende il 6%. Qual è il suo commento? Il mio commento innanzitutto è che io sono un simpatizzante attualmente del Partito Democratico, perché il Partito Democratico evidentemente non mi ha voluto al suo interno, quindi per ora mi definisco un simpatizzante. Il mio intervento è quello di un'analisi assolutamente impietosa con il Partito Democratico, che si attesta al 4% di una città importantissima per l'Abruzzo quale Avezzano, e si attesta al 6% come supporto al candidato Diego Ferrara, che va al ballottaggio. Ora io penso che anche l'ultimo degli addetti ai lavori possa capire che sono percentuali di un partito in sostanza che è morto, che non esiste più, perché queste percentuali sono percentuali assolutamente non competitive, non valide per il supporto alla politica. Quindi devo prendere atto che mentre il Partito Democratico rinasce a livello nazionale con la Toscana, con le buone percentuali anche nelle Marche, dove abbiamo perso, dove il centrosinistra ha perso, in Abruzzo si è
regalata praticamente all'inconsistenza, all'inesistenza. Questo per scelte politiche di una classe politica abruzzese che ora deve pagare il conto di tutto questo. Il Partito Democratico è andato male anche ad Avezzano, lo ha detto lei, proprio la città del segretario regionale Michele Fina che ricopre quel ruolo per cui si era proposto anche lei. Sì, poi questo è un dato veramente diciamo abnorme, la città del nostro segretario regionale ha la percentuale più bassa, addirittura tra le più basse, quindi il segretario regionale che dimostra un completo, diciamo, non, una completa non empatia con la propria gente, che invece ieri al posto di fare un'analisi, un mea culpa, si presenta nelle reti televisive di qualche emittente privata e addirittura come trionfatore, dicendo che le elezioni sono andate bene, che stanno andando bene e che tutto sommato va tutto bene. Ora io mi rivolgo alla comunità di centrosinistra, mi rivolgo veramente a tutte quelle persone che danno il sangue per questa comunità e non si può andare avanti così, bisogna fare qualcosa perché non è giusto che il nostro Abruzzo di centrosinistra sia ridotto in queste condizioni. Secondo lei ora Michele Fina dovrebbe dimettersi? Avrebbe già dovuto farlo ieri, mi meraviglia che non l'abbia ancora fatto e mi meraviglia ancora di più che qualcuno dai vertici del partito non intervenga per commissariare almeno questo partito. Andiamo avanti, lasciamo la pagina dedicata alle elezioni. Il ministro della ricerca e dell'università Gaetano Manfredi è stato prosciolto dal GUP del Tribunale dell'Aquila dall'accusa di disastro e crollo colposo. La decisione del magistrato è arrivata al termine dell'udienza preliminare. Il coinvolgimento di Manfredi, difeso dall'avvocato Vincenzo Maiello, nell'indagine realizzata dalla procura del capoluogo abruzzese era legato alla sua partecipazione ad una commissione di collaudo per le opere del post terremoto del 2009, collaudo che aveva riguardato delle palazzine residenziali in una delle quali c'era stato il crollo di alcune parti senza però conseguenze per le persone. Anche altri imputati sono stati prosciolti. Adesso parliamo di scuole. In Abruzzo domani riaprono gli istituti, la provincia di Pescara è al lavoro per risolvere l'annoso problema della mancanza di aule. Sentiamo. Si torna a scuola domani in Abruzzo. La provincia di Pescara è al lavoro per garantire in tutti gli istituti le lezioni in presenza. Obiettivo questo che sarà raggiunto nel giro di massimo 2 mesi, ha dichiarato il presidente Antonio Zaffiri. A questo scopo la provincia ha ricevuto dal MIUR, il Ministero della Pubblica Istruzione, 855.000 euro per l'edilizia cosiddetta leggera e 600.000 euro per l'affitto delle nuove aule. La provincia di Pescara è pronta, tutti i lavori cosiddetti piccoli, leggeri, sono stati tutti ultimati e riconsegnati ai dirigenti scolastici, agli istituti, e quindi siamo pronti per partire. E ci sono delle problematiche in quanto alcuni edifici proprio strutturalmente come dimensioni non erano possibili né allargare e né trovare altri spazi, però adesso si sta lavorando per raggiungere e un prossimo obiettivo è quello di riportare tutti in presenza nell'arco di 2 mesi. Il problema degli spazi nelle scuole pescaresi si trascina ormai da anni e la questione è ora aggravata dalle procedure anti-Covid che bisogna adottare per evitare i contagi. Diciamo che noi non abbiamo un pregresso eccellente, abbiamo già un pregresso di criticità nelle scuole in quanto erano già poco capienti per il numero dei ragazzi. Adesso con la pandemia e con il Covid ci ha messo in crisi, hanno messo in crisi tutti gli istituti, però con i piccoli lavori cosiddetti leggeri, come ho detto prima, nel rimuovere alcuni tramezzi, modificare alcune cose e recuperare alcuni spazi all'interno delle scuole, ha consentito un miglioramento per quelle criticità che avevamo. Voltiamo pagina, adesso ci spostiamo a San Salvo dove c'è soddisfazione per le presenze turistiche nella stagione estiva che si è appena conclusa. Il turismo di prossimità certo ha dato una mano a lenire le problematiche legate al Covid e i mancati arrivi dall'estero. Sentiamo il servizio.
È stata un'estate particolare, un'estate caratterizzata dal Covid, però i numeri di San Salvo sono più che positivi. Molte persone hanno scelto mete italiane, tra cui la meta di San Salvo Marina, quindi c'è grande soddisfazione da parte mia e della nostra amministrazione, ci abbiamo creduto, siamo probabilmente l'unico comune che ha fatto un calendario estivo per allietare le serate dei nostri turisti e abbiamo voluto a tutti i costi che si faceva questo calendario estivo proprio per attrarre quelle persone che andando in mete dove non trovavano nulla potevano scegliere la nostra città affinché potevano beneficiare delle serate oltre che avere un mare stupendo, splendido, siamo bandiera blu da diversi anni e quindi avere tutti i requisiti necessari per passare una bella estate. Poi c'è la pista ciclabile, la pista a pettine, la bandiera gialla. Indubbiamente sì, queste due piste rafforzano quello che è l'offerta per i nostri turisti e fa in modo che le persone si possano muovere sia sul lungomare con la loro pista ciclabile e con la pista a pettine che ti porta alla città, molte persone ne hanno beneficiato salendo su in città, vedendo anche che cos'è la nostra città e i nostri concittadini, molti sono scesi quest'anno su dalla città giù al mare con la bicicletta. So che ci sono dei numeri anche importanti per quello che attiene l'aspetto dei balneari, dei balneatori che hanno offerto diversi servizi alla clientela. Sì, indubbiamente anche sul numero di offerte che sono state fatte, numeri importanti delle persone, delle presenze che ci sono state, di tutta rilevanza, sono aumentati moltissimi servizi e posso dire che fino a qualche giorno fa si stava ancora al mare. Alle sue spalle, Assessore, c'è una nave utilizzata per il trasporto passeggeri, la Blue Marlin, è uno dei tanti servizi del porticciolo turistico di San Salvo. Sì, in effetti con l'offerta maggiore che abbiamo avuto quest'estate abbiamo avuto anche questa barca che portava i nostri ospiti dal porto di San Salvo lungo la costa di Trabocchi, era un bel percorso che faceva due volte al giorno che tante persone sono rimaste soddisfatte per ammirare dal mare la nostra spiaggia. Costa Vassese che ha avuto anche assicurato il viaggio verso le Tremiti proprio anche con questa imbarcazione. Sì, da qui sono partite diverse imbarcazioni sia per quanto riguarda le Tremiti e anche la Croazia. Siamo arrivati così alla pagina dello sport, partiamo dal calcio di Serie B, Pescara al lavoro per preparare il debutto di sabato in campionato contro il Chievo e per rinforzare la rosa a disposizione di Massimo Oddo. È fatta per l'arrivo dell'attaccante spagnolo Raul Asensio in prestito dal Genoa. Ieri l'accelerazione decisiva del presidente Sebastiani dopo che Esposito in uscita dall'Inter ha scelto la SPAL. Entro domani Asensio sarà a disposizione di Oddo e nel caso andrà in panchina contro il Chievo. Sempre ieri ci sono stati riscontri positivi per il difensore Salvatore Bocchetti che lascerà il Verona. La trattativa con il Pescara è a buon punto. Sempre per la difesa, le prossime ore possono essere decisive per Alessandro Tuia e Luca Antei, per cui il Pescara tornerà a dialogare con il Benevento. Novità di mercato anche in casa Chievo, ufficializzati gli arrivi dell'attaccante Manuel De Luca a titolo definitivo dal Torino e del difensore argentino Julian Illanes in prestito dalla Fiorentina. Continuiamo a parlare del Pescara. Quest'anno il Delfino ha un nuovo vice fiorillo. Si tratta di Mattia Del Favero, arrivato in prestito dalla Juventus. Il neoportiere biancazzurro ha destato una buona impressione nelle amichevoli precampionato. Sentiamo il servizio di Andrea Costantini. Del Favore, intanto benvenuto a Pescara, cosa ti ha spinto ad accettare questa sfida? Ma credo che come si sia mossa la dirigenza nei miei confronti mi abbia fatto capire che c'è dietro un progetto importante e che soprattutto la passata stagione sia stato un caso, un errore di percorso, ci sono tutte le carte in regola per fare meglio e per fare un buon campionato, un bel campionato e questo sicuramente mi ha spinto molto. Fiorillo è il capitano, è uno dei giocatori di maggiore esperienza, tu insomma sei pronto a sfidarlo per un posto da titolare? Ma non la voglio vedere come una sfida, con Vincenzo abbiamo trovato subito un bel legame tra portieri, hai tanto tempo per stare insieme allenandoti sempre in un gruppo più ristretto, è una bravissima persona, già lo sapevo e sono qua per rubargli quello che lui ha rubato in precedenza negli anni passati e per dare una mano alla squadra, al mister e anche a lui quando ce ne sarà bisogno. Senti, a Piacenza ha iniziato bene e poi c'è stato un infortunio prima del lockdown.
Sì, prima dell'infortunio era andato tutto bene, stavamo andando bene, io personalmente ero molto contento di come stava andando la stagione. Poi c'è stato questo piccolo infortunio che purtroppo per fortuna è stato nel periodo della quarantena, quindi non ho perso tanto, ma di fatto mi ha tenuto fermo per più tempo visto appunto il lockdown. Però completamente recuperato, sono tornato a posto. Senti, Buffon, Szczęsny, tu hai parlato prima di Fiorillo, però hai anche altri esempi, no? Sì, certo, sono stati 7 anni dove ho veramente potuto apprendere tutti i trucchi del mestiere da vari tipi di portieri diversi, perché Buffon lo conosciamo tutti, Szczęsny magari è stato fuori Italia, quindi delle situazioni diverse, è stato utilissimi, sono stati tutti utilissimi e mi hanno aiutato tanto a arrivare dove sono e a essere come sono. Ti hanno dato un messaggio magari di buon rientro alla Juventus, alla casa madre, quando sei uscito da lì? Sì, diciamo che li sento fortunatamente abbastanza spesso e sono tutti molto molto, hanno molto un rapporto paterno nei miei confronti e quindi mi scrivono, mi fanno i complimenti, mi fanno l'in bocca al lupo e spero di ritrovarli più in là, vedremo. Senti, l'ultima, belle parate contro il Napoli, anche una gran parata su Vantaggiato nell'ultima amichevole, quindi insomma ti stai calando bene nella parte. Ma sono contento che sia iniziato così, la stagione è lunga, ci sarà modo di fare delle belle prestazioni, vedremo, siamo carichi, sono carico e siamo pronti a fare questa nuova stagione. Lasciamo la Serie B, primo turno in Team Cup per il Teramo che alle 15:30 affronta il Piacenza in trasferta. Gara presentata dal tecnico biancorosso Paci che attende miglioramenti dal punto di vista del risultato. Nel pomeriggio impegnate anche il Notaresco al Massimino contro il Catania e il Pineto al Turina contro la Feralpi Salò. Sentiamo il servizio. Ma spero di vedere miglioramenti dal punto di vista del risultato, perché per queste amichevoli c'è stato un ottimo, secondo me, un ottimo processo, un ottimo progresso della squadra, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista tecnico. Non sono arrivati risultati in queste amichevoli, ma per vari motivi abbiamo giocato con squadre le prime non semplici e poi abbiamo pagato delle disattenzioni dovute, secondo me, al fatto che con questa storia del mercato aperto qualche giocatore è disattento, è distratto, e quindi la cosa è importante che la squadra ha avuto dei progressi importanti, dei miglioramenti in queste partite, quello che conta. Naturalmente adesso i punti contano e mi aspetto e spero di che iniziano a venire i risultati. Siamo preparati, ci stiamo preparando, non è che ci siamo preparati meglio di altre volte, noi ci alleniamo ogni giorno al meglio che possiamo. La squadra, io non credo che ci vorrà tempo per vedere la squadra, ci vorranno partite, siamo all'inizio, io ho parlato con i ragazzi, gli ho detto forse non staremo al top, ma non è quello che conta. Portare a casa le partite non serve a volte giocare bene, portare a casa le partite ci vuole personalità, insomma, e quindi a prescindere da come staremo, la cosa che conta è andare su con la mentalità giusta, con la mentalità a giocarci la partita e giocarcela fino in fondo. Ecco, questo è quello che mi aspetto. La difficoltà della gestione si è visto nei secondi tempi, in queste amichevoli che abbiamo giocato, perché abbiamo fatto anche col Napoli un ottimo primo tempo e poi il secondo tempo che non c'è stato il giusto approccio, ma capisco i ragazzi che in questo momento hanno la testa altrove. E la stessa cosa con la Fermana, un ottimo primo tempo, vincevamo, poi il secondo tempo non c'è stato il giusto approccio, però ripeto, la difficoltà sta proprio questa, nella cura nei dettagli, questa è stata la difficoltà nelle amichevoli, però ci ha fatto capire chi è pronto e chi non è pronto, e quindi già da domani si porteranno avanti i ragazzi che sono più pronti. Per gli altri non significa chiudere la strada, per gli altri significa avere più pazienza, perché alcuni possono andare in condizione psicofisica prima, altri dopo. Di positivo, di molto positivo, c'è stato che abbiamo capito che determinati ragazzi sono più avanti rispetto ad altri. K è infortunato, ha avuto una piccola contusione al ginocchio. Di Matteo ha avuto una contusione alle costole, e Cianci e,
e Minelli. È una partita importante, è una partita che conta e che vogliamo iniziare bene. Vogliamo iniziare bene. Queste partite ci sono servite molto. Ci sono servite molto per capire, e adesso però non è più tempo di, adesso bisogna che, cioè, iniziamo a raccogliere, insomma, e per questo io non voglio andare a giocare una partita con ragazzi magari che in questo momento sono un po' più indietro, perché uno li metterà in difficoltà e due magari la squadra in questo momento deve acquisire fiducia, deve acquisire consapevolezza, ecco, questo è quello che mi preme. È tutto per questa prima edizione del TG6 che torna alle ore 19. Io vi ringrazio per averci seguito. Se volete on demand ci sono i nostri servizi su YouTube e sul sito tv6.it. Da parte mia l'augurio di una buona giornata.